Idea Web, abbiamo qui Alberto Salomoni, coach dell'Alba Volley, dopo una combattuta partita con Bra terminata per 3-0 a favore di Bra. Alberto, cosa è successo? Successo che Bra ha giocato meglio di noi, fine. Hanno giocato nettamente meglio, più incisive in tutti i fondamentali, hanno difeso l'impossibile, hanno approcciato la partita secondo me in maniera un po' diversa rispetto a noi. Non che possa dire che noi non volevamo giocare bene o così via, però ci hanno colpito nei nostri punti deboli e noi invece di cominciare magari a grattare qualche palla in più l'abbiamo fatta cadere. Praticamente la fotocopia della partita dell'andata, ma in senso inverso. Loro hanno vinto il primo set ai vantaggi e poi noi siamo progressivamente, loro hanno preso fiducia, noi siamo progressivamente calati. E quello che è mancato secondo me oggi sono stati soprattutto i fondamentali di seconda linea e la pazienza che se non andava la palla giù non abbiamo avuto pazienza di cambiare i colpi magari, di star lì un attimino e così via. Abbiamo perso lucidità e è stato bravo ad approfittarne e ha vinto meritatamente, oggi bisogna onestamente dirlo. Adesso la classifica si rimescola di nuovo in maniera abbastanza significativa tra Alba, Bra e Norma. Con obiettivi per le prossime partite? Gli obiettivi, noi giochiamo sempre per vincere, non è che facciamo calcoli o cose di questo genere, noi dobbiamo vincere, provare a vincere tutte le partite. L'unica cosa è che adesso in questa pausa cercheremo adesso di lavorare su quelle cose che non ci stanno venendo bene, tipo battuta che il primo set abbiamo sbagliato 7 battute, però ripeto, noi sembra una squadra che o fa punto o sbaglia, quindi magari una battuta un pochino più incisiva, però è anche vero che se metti troppa pressione in certi fondamentali poi saltano, perché loro erano più tranquille, non avevano niente da perdere, sono venute e sono state brave, mentre noi quando abbiamo visto oddio queste giocano ci siamo completamente disunite. Non dico che è stata la prova di Genova perché non fa testo, però due indizi fanno una prova, lì dobbiamo andare a riflettere perché ogni volta che troviamo una squadra che ci mette sotto pressione noi ci sfaldiamo e non va bene. Quindi adesso, la prossima settimana, si va a lavorare su quell'atteggiamento in campo del non mollare la palla fino all'ultimo, cioè che l'avversario si conquisti veramente il punto. Oggi noi non siamo state brave come potevamo essere e dobbiamo impararle queste cose. Grazie, buon lavoro allora.